Nel salutare tutti quanti, oggi è la terza occasione. Quella precedente era quella calabrese. Ovviamente dal numero delle presenze, da quello che è successo, è difficile superarlo. Quindi mi auguro che l'Emilia Romagna oggi, i presenti, riescono a... Noi abbiamo preso tutti i cibi che ci sono stati consigliati, anche i vini dall'amico Murat, abbiamo preso i vini della zona. Io spero, è molto difficile superare la Calabria all'ultimo evento che abbiamo fatto, quindi ecco, su questo... Adesso aspettiamo Tommaso se riesce a dare un contributo così in salita. Allora io faccio un po' una piccola introduzione all'Emilia Romagna, ma poi mi sposto subito all'area di Piacenza e Parma, perché è quella che conosco anche di più, e poi anche perché ci saranno altre occasioni per approfondire le altre parti dell'Emilia e della Romagna. Poi ho portato anche alcuni spezzoni brevi, che vedremo appena ho finito questo mio intervento, che ci introducono agli antipasti che poi seguiranno e che verranno portati in tavola. Allora, per cercare di essere anche un po' brevi, insomma, la storia dell'Emilia Romagna, per quello che ci può interessare oggi, direi che potremmo fare una sintesi in questo modo. Allora, l'Emilia, buona parte, tutta l'Emilia, insomma, sostanzialmente, a un certo punto assume questa cultura longobarda, che i longobardi avevano occupato tutta questa parte fino ad arrivare a Bologna e le aree intorno, mentre invece la Romagna ha mantenuto delle tradizioni, una cultura romana. Ed ecco anche perché la parola Romagna viene da Romania, poi chiamata Romagna, e quindi questa storia è una storia lunga, ma di due aree di cultura e quindi anche di tradizione poi agroalimentare un po' diversa. Poi naturalmente c'è la tradizione del salume, del maiale, che quella comprende tutta l'Emilia, perché arriva fino anche a una parte un po' alta delle Marche. E poi, insomma, una semplificazione è anche quella di questa linea di confine fra chi condisce col burro e chi condisce con l'olio. Per cui, allora, fino a Senigallia più o meno c'è il condimento col burro e da Senigallia in giù c'è l'olio. Vabbè, insomma, allora, poi alcuni piatti tipici saranno offerti oggi, che li avete nel menù. Io posso anche dire che i piatti tipici della parte dell'Emilia, c'è tutta la tradizione naturalmente i salumi, dal culatello alla coppa di Piacenza, coppa di Piacenza, non di Parma, perché adesso si sono inventate anche la coppa di Parma, che però non è DOP, e quindi per adesso aspettiamo quando migliorerà. No, vabbè, a parte questo, che qui c'è sempre la rivalità Parma e Piacenza, che ogni tanto viene fuori. Poi ci sono tutti i primi, no? Per cui tutti i tortelli, oggi ne assaggeremo un tipo, ma i tortelli cambiano addirittura all'interno della stessa provincia, per cui tra Piacenza e Parma cambiano diversi tipi di tortello. E quindi ci sarebbero tantissimi. Poi arriviamo alla Romagna, che la Romagna è conosciutissima con la piadina, che oggi ci sarà, ma anche con i cappelletti, che è un'altra cosa tipica. Però insomma, arriviamo a questa parte dell'Emilia, quella della provincia di Parma e Piacenza, soprattutto di quest'area un po' della bassa, della pianura. Qui cosa succede? Che a un certo punto i grandi monasteri della pianura,
di quest'area, compresa fra Parma e Piacenza, fino ad arrivare anche a Cremona. Adesso poi vedrete che ci sarà un bel pezzo di Daverio, film Daverio che ho portato, che dice proprio che lì ci troviamo in un triangolo che ha i vertici, che sono Piacenza, Parma e Cremona. È un triangolo nel quale sono nati Monteverdi, Giuseppe Verdi, Guareschi e la tradizione dei Salumi, e quindi lui fa una sintesi bellissima, dice: da queste parti la psiche non può fare a meno dello stomaco. Quindi tutto quello che riguarda anche gli interessi culturali, artistici, ha una forte, ha uno stretto legame con la tradizione agroalimentare. Per cui infatti in queste zone si cantava l'opera anche nelle trattorie, per strada. E naturalmente poi a questo punto, prima di... ecco, un accenno ultimo ancora alle abbazie. Le abbazie di pianura sono importanti, quelle di queste zone qui, perché sono quelle che hanno introdotto la cultura dei salumi. C'è una spiegazione perché nasce proprio lì, tra Parma e Piacenza. Perché c'erano le saline di Salso Maggiore. Il sale era determinante per la conservazione dei salumi. Quindi ecco come parte tutta la storia. Dico ancora una cosa. A un certo punto nasce Giuseppe Verdi. Allora, cosa succede? No? Nasce al confine fra Parma e Piacenza. E qui, naturalmente, le discussioni vanno avanti. È piacentino, è parmigiano. Allora, lui nasce a Roncole Verdi, che è in provincia di Parma, per pochissimi chilometri. Però i genitori erano tutti e due piacentini. Lui, appena può, va via dalla provincia di Parma e compra la villa di Sant'Agata, che è in provincia di Piacenza. E secondo la storia scrive quasi tutte le opere nella villa di Sant'Agata in provincia di Piacenza. E poi anche caratterialmente era un po' più piacentino, perché era uno anche molto legato alla terra, un po' anche duro con gli agricoltori che lavoravano con lui. E insomma, anche per altri motivi, lui non ha mai fatto una prima a Parma delle sue opere. Era stato mal visto a Busseto quando lui si era messo con la Strepponi, che non erano sposati. Per tutte queste ragioni c'è l'idea che lui non avesse simpatia con i parmigiani. Però adesso non voglio farla lunga, perché sennò sembra che sono venuto un po' a... Però adesso non so se nel programma c'è, nelle musiche che forse oggi in parte ascolteremo, ci sono delle romanze tratte da Rigoletto, dalla Traviata, dal Trovatore. C'è un pezzo del Rigoletto dove il Rigoletto si scaglia contro i cortigiani che l'hanno tradito e dice: cortigiani, vi razza dannata, no? Secondo le ricerche di un'americana che ha fatto degli studi recenti, nella versione originale lui avrebbe detto: parmigiani di la razza dannata. Però non dico più niente di più, anche perché bisognerebbe trovare il documento magari. Però insomma, in realtà poi adesso sì, infatti, perché poi nella storia lui avrebbe inizialmente ambientato non a Mantova la storia, non nella reggia del duca, nel palazzo del duca di Mantova, ma in quello farnesiano di Colorno. Vabbè, insomma, adesso io direi, vediamo un attimo i filmati, che secondo me ci introducono al pranzo, e poi, senza perdere tempo, mangiamo. San Poteto, tutto attaccato, non San Poteto, ma San Poteto è una frazione del comune di Busseto. Il Po è a quanti chilometri rispetto a Piacenza. Come vedete è una borgata della pianura, dell'alta e positiva. Vedete che c'è ancora un vecchio palco. Sono venuto stamattina, ma non sono un luogo, perché mi hanno detto che qui c'è uno spazio di alimentare, che è qui di fronte a me adesso. Uno spazio di alimentare che ha
anche a me una piccola fattoria. Ci vivo in interrogando su una cosa, perché lei stava tanto anche di questo. Vedo che c'è qui sulla bilancia, che cos'è? Questo è il famoso culatello, è tipico nella zona. Sì, è quel culatello che ho già parlato varie volte. E più vado avanti, più mi accorgo che il culatello in Emilia, in questa parte dell'Emilia, è un po' come il vino da noi in Piemonte. Cioè è oggetto di infinite discussioni, di infinite distinzioni e sottigliezze. Abbiamo fermato i filmati anche con gli antipasti. Adesso lì Filippo D'Averio, che è in questo famoso ristorante La Buca di Zibello, affronta i primi, i secondi, che io non so se avesse veramente mangiato tutta quella roba lì, non so come ha fatto a venire fuori dal ristorante. Poi io ho tagliato dopo, ho tagliato perché dopo ci sono i dolci anche. E però finisco, vedrete, con la parmigiano reggiano 54 mesi. Infatti voglio un po' recuperare, dopo che ho attaccato la provincia di Parma, no, adesso, simpaticamente. No, in verità quest'area del parmigiano reggiano è un'area che ha un protocollo per cui per produrre il parmigiano reggiano bisogna rientrare in questo protocollo. E questo ha fatto sì che si è mantenuto un paesaggio di queste terre, un paesaggio rurale straordinario, perché ci sono tutti i prati stabili, le piante, le aree ancora di bosco, un po'. Mentre invece molta parte della provincia, anche di Cremona, di Piacenza, di Lodi, è andata verso la monocultura, e quindi ci sono estensioni di mais tutte piatte, pochissime piante. Quindi qui sono stati molto bravi nell'area di Parma, Reggio, Modena, ma deve esserci anche Mantova, mi sembra, nel consorzio del parmigiano. E poi sempre bisogna riconoscere che il consorzio anche del culatello di Parma produce un culatello di grandissima qualità, e poi sono molto bravi nella commercializzazione, perché ad esempio l'area della provincia di Piacenza ha dei prodotti che escono poco dalla provincia di Piacenza, perché fanno una produzione più limitata, e in più non sono così bravi nel marketing e nella commercializzazione. Allora, ancora un'ultima cosa sulla storia che avevamo iniziato prima dei salumi. A un certo punto abbiamo detto che nelle grandi abbazie si cominciano a stagionare nel 1200 i salumi, perché c'era il sale di Salsomaggiore che era determinante, e naturalmente c'erano degli allevamenti di maiali. E ecco un'altra cosa, le abbazie non facevano solo il salume, stagionavano i formaggi, producevano vino e liquore, perché c'era tutta la cultura del vino in pianura, che poi si è persa, da quelle parti lì non esiste più adesso in provincia di Parma e Piacenza il vino di pianura, è tutto sulle colline. Allora c'era il vino di pianura che era tutto coltivato. Infatti, se vi ricordate, nel film di Bertolucci, il Novecento, c'è una scena all'inizio, un po' quando nascono lo stesso giorno il figlio del padrone dei Berlinghieri, il figlio di Romolo Valli, per intenderci, nasce lo stesso giorno del figlio dei paesani, e siamo nel 1901, che è anche il giorno della morte di Giuseppe Verdi. Quindi c'è tutta questa situazione. Allora, in questa occasione, molto felice per l'avvenimento, Bart Lancaster, che è il nonno, insomma, quindi il padre di Romolo Valli, e quindi il nonno di Robert De Niro, che poi è il figlio che è appena nato, va in giro per tutta la campagna circostante e regala bottiglie di vino
ai contadini che stanno falciando l'erba, e c'è una scena che a un certo punto sono sotto un filare di vite, ma ritarda, che la coltura, se mi ricordo bene, era fatta attaccando queste viti a una pianta, poi dalla pianta ripartiva l'altra vite, ed erano acere e olmi, mi sembra, che facevano da attacco, per cui il sistema era questo, no? E ancora una cosa, poi vi lascio ai primi e ai secondi della trattoria La Buca di D'Avere. A un certo punto cosa succede? Che i Farnese, che erano i signori di Parma e Piacenza, il Ducato di Parma e Piacenza, a un certo punto succede all'inizio del Settecento che Elisabetta Farnese sposa Filippo V, re di Spagna. E allora ecco che vengono importati dei maiali spagnoli che arrivano lì, arrivano nelle terre farnesiane, di Parma e Piacenza, si incrociano con i maiali locali, nasce un altro maiale che diventa quello notissimo, che ancora adesso mangiamo e che dal quale si produce il culatello. Noi oggi abbiamo assaggiato qua il culatello, la culaccia, la coppa piacentina, la pancetta piacentina e il salame di Piacentino. Va bene, io adesso vi lascio, buon proseguimento, però prima di mangiare dovete vedere un altro spezzone, se no non arrivano i primi. Grazie. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva.
cosa hai sentito, quanto lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita. Cosa è servito vivere, amare, soffrire? Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, vivere, amare, soffrire. Voglio però ricordarmi com'eri, pensare che ancora Callas, la reincarnazione della Callas.
quindi vi fa un paio di pezzi, un paio di pezzi, e vi posso garantire ritornerete a casa con, per fini voi la sentita, con il discorso di piacere di averla risentita dopo tanti anni la Callas. E la voglia poi di tornare a risentirla. Il regista è lui. Facciamo la Rosina, la Rosina di Rossini. Perché ho quasi la quinta. È una mia cliente, vai! Hai un mezzo minuto! Cioè, non ce l'amo! Non c'è problema, signora! Allora, vediamo un po', aspettate un attimo che devo respirare. Ma cento tra